Ciao a tutti ragazzi, questo è Pancast Reaction, il format dove guardiamo e commentiamo i vostri video. Se anche tu hai un video da consigliarmi, scrivilo qua sotto nei commenti. Partiamo! Ciao a tutti ragazzi, oggi ho visto che è appena uscito un nuovo video di Nicolò dei Peter Punk in collaborazione con Radio Sboro. Radio Sboro sono una party band veneta che è in giro da un sacco di anni, precisamente dai primi anni 90, e di Soviz, provincia di Vicenza, e niente, hanno accompagnato Nicolò di Peter Punk, Nicolò, questo ragazzo qua, diciamo il cookie the clown italiano, in questo nuovo pezzo. I Peter Punk, per chi non se li ricordasse, erano una delle maggiori punk rock band italiane degli anni, fine anni 90, diciamo. Io mi ricordo che all'epoca ci andavo abbastanza sotto. All'epoca di, vediamo un po' se mi ricordo, di 2000, all'epoca del primo disco, erano gli anni in cui diciamo che andavano forti in Moravagine, Peter Punk, porno riviste, erano questi i gruppi che giravano intorno alla Agitato Records, che andavano per la maggiore. E niente, poi lui si è reinventato ultimamente come solista, ha fatto altri due o tre pezzi nell'ultimo periodo. Dico sinceramente, gli altri pezzi non mi avevano convinto granché. Vediamo questo, non so cosa aspettarmi, anche perché gli altri era lui praticamente da solista. Invece qua con questi Radio Sboro vediamo cosa è saltato fuori. Il pezzo si chiama Dai che venerdì, fighe a nastro, quindi vabbè, diciamo che il contesto l'abbiamo capito, no? Anche i pezzi suoi di prima parlavano soprattutto di alcol, di feste, di sbronze, quindi diciamo che il filone è sempre quello. Qua vediamo subito Dai che venerdì, DCFANDP, non so cosa voglia dire, mi aiuterete poi al massimo nei commenti. Qua Enacoid è l'anagramma di e Ocropoid è l'anagramma di poi queste le bipperò poi in post-produzione. Team Shoara, venerdì 15 luglio 2022, 15 PM, Radio Sboro, Nicolò di Peter Punk. Partiamo. Qua subito la prima figa. Figa nastro. Dai, che venerdì! Ah, questa era diciamo, l'imitazione della tizia del corsivo. E non mi ricordo come si chiama. Che venerdì! Figa nastro! Inizia subito col botto, eh. Dai che venerdì, figa nastro, con Nicolò. E questo è il cantante dei Radio Sboro. Immersi nella gnocca. Che venerdì, figanastro, FNDP, allora sicuramente è figanastro e DP. Ho idea di cosa potrebbe essere, ma il pezzo è un pezzo un po' ska punk, quindi. Il logo di Peter Punk che vediamo, oh, l'ho proprio beccato giusto, il logo di Peter Punk è veramente figo, però mi sono sempre chiesto come abbiano fatto ad evitare una denuncia da parte della Chupa Chups, perché è palesemente il logo della Chupa Chups rivisitato, probabilmente perché non ha mai messo il culo fuori dall'Italia, perché non so se vi ricordate ai casini che erano successi ad esempio, a me vengono in mente i Millencolin quando uscirono dalla Svezia e andarono per la prima volta negli Stati Uniti, che gli fecero un culo così per tutte le robe
che avevano, diciamo, un po' plagiato dal logo della Chiquita a Same Old Tunes, a tutte ste robe. Gli avevano fatto un culo fotonico, invece Peter Punk, almeno da quello che ne so io, non gli è mai successo niente, nonostante il logo sia un chiaro richiamo alla Chupa Chups. C'è da dire, ecco, una cosa c'è da dire, lui ha sempre avuto una bella voce, anche all'epoca dei Peter Punk, secondo me nell'ambito della scena punk rock era uno di quelli che aveva la voce più bella, proprio molto musicale. Una persona così fondamentale che la nomino sempre quando sono stressato e mi va tutto male. Ma intanto questa pool party con Figa Nastro. Cattore, lui mi fa stare calmo. Belli oltretutto i suoi occhiali, eh. Molto molto belli. Non basta fare il suo nome. Scusi, oggi che giorno Non ho capito cosa dice. Dai che è venerdì, Figa Nastro. E poi c'è una voce sottofondo che dice una roba, ma non capisco cosa dica. Nastro. Ah, senti anche questo pezzo elettronico che riprende un po' vagamente la scena emo Oh, trap. chi non batte le mani muore domani, chi non batte le mani. Questo è un pezzo molto rockabilly, molto con la voce molto elvisiana, presleyana. Muore domani, chi non batte le mani muore domani, chi non batte le mani, c'hai i calli alle mani. Oh, bello anche il pezzo rappato, dai, ci stava. Giornata senza averlo nominato, quando sbatti il tuo mignolo addosso il com. Ahia, che male quando sbatti il mignolo, sì, lì sì che lo nomini. Credo venerdì. Dai che è venerdì, Fienastro. Ma mi sono sempre chiesto del perché, Nicolò, se vedrai poi questo video, fammi sapere il perché hai deciso a un certo punto per il make-up. Non ho ancora capito bene, probabilmente in qualche intervista in giro l'avrei detto, me la sono persa io. Non capisco il discorso della faccia da clown. È proprio figo sto pezzo qua, chi non batte le mani muore domani. Chi non batte le mani, c'ha i calli alle mani. Invece questo pezzo qua mi ricorda molto Persiana Jones, Meganoidi, quella scena ska punk. Ma sta ragazza qua deve prendere un po' di sole, eh? Ragazza rossa, prendi del sole perché mi sembri un po' bianchetta. Finita male. Mi sa che era tutto un sogno, ragazzi. Niente fighe a nastro. Esatto. E questo era Dai che venerdì, Figa Nastro di Nicolò di Peter Punk featuring Radio Sboro. Allora, il pezzo mi è piaciuto di più rispetto ai pezzi, agli altri pezzi che avevo sentito di Nicolò. Non è il mio genere. Lo ska punk lo sapete, però è un pezzo fatto bene. Soprattutto mi è piaciuto quel ritornello chi non batte le mani muore domani, e anche quell'inserto un po' elettronico che riprende un po' il discorso della emo trap che va molto di moda adesso. Il video, vabbè, il video è carino, ma i video erano carini anche quelli di prima, dai. E forse questo è più bello, però, perché c'è più figa, quindi va da sé. Bene. Bene, bravi. Vi lascio come al solito i link per andare a beccarvi Nicolò e i Radio Sboro. E niente, ragazzi. Seguite il canale, commentate, mettete like. Alla prossima. Ciao.